Luigi Lazar, lei è nato in Romania, però è a Cagliari da 11 anni. Ieri ci sono state le elezioni regionali, un tema sulla bocca di tutti. La novità è che vince, trionfa il centrodestra col PISDAS, ma soprattutto con la Lega. Lei cosa ne pensa? Allora, l'unica cosa che penso io a fare qualcosa per i cittadini, la cosa molto importante è che siamo noi quello che alla fine soffriamo. Facendo le cose per noi siamo tutti contenti. Lei ha votato quella parte politica? Allora, io non ho votato perché negli ultimi anni sono molto indignato su quello che succede e di tutte le parti. Quindi non è andato deciso, alle urne? Assolutamente no. Ho deciso di non andare, ma spero bene. Lei mi, è... mi auguro per i sardi, perché oggi come oggi... Penso che anche io mi sento sardo dopo 11 anni in Sardegna, mi auguro che le cose andranno bene. Lei appunto è uno straniero che da 11 anni vive a Cagliari, in Sardegna, quindi in Italia. Come la valuta questa affermazione molto forte della Lega che entra quindi in regione con 8 consiglieri? Allora, io a Salvini auguro un bel futuro, perché i giovani oggi siamo tutti che auguriamo un nuovo arrivo politico andare bene, e mi ripeto un'altra volta, a fare le cose bene per noi prima. Lui ha avuto una mano e ha una mano molto dura comunque, tra virgolette, quanto concerne l'immigrazione. Allora, sull'immigrazione sappiamo benissimo, noi siamo comunitari, non siamo extracomunitari, e il voto di un extracomunitar ci serve sempre, eh? Ci ricordiamo, non dobbiamo essere razzisti, perché stiamo passando dei tempi duri, eh? No, non dobbiamo guardare il colore del pelle. E Salvini sotto questo punto di vista come si sta comportando dal suo punto di vista? Di mio punto di vista, allora, a mettere stop all'immigrazione è una cosa giusta, perché sono quello che ha appena detto sempre lui, si sta prendendo delle vite, eh? Meglio facciamo prima fermare lì da dove partono e poi a guardare quello che succede qui. Prima di tutto, lo sappiamo, l'Italia sbaglia di modo di integrare gli extracomunitari. Si deve partire da lì, il mio punto di vista. Poi, io ho detto, vi auguro un bocca al lupo e a fare le cose come devono essere fatte.